Salve a tutti, siamo qui con l'artista Gemitaiz per parlare di un argomento diverso dalla musica, che è il tema della cannabis, e parleremo della cannabis a uso recreativo e terapeutico, perché oggi, come sapete, esiste un grandissimo problema e dopo lo affronteremo. Allora, porrò delle domande a Davide e vedremo insomma com'è la situazione. Ci sono molte sostanze legali che uccidono milioni di persone in tutto il mondo, come la nicotina e l'alcol, ma comunque lo Stato continua a demonizzare e processare la marijuana perché crede che sia il filo conduttore verso droghe più pesanti come cocaina ed eroina. Tu cosa ne pensi? Allora, sicuramente non è il filo conduttore per droghe più pesanti, ovviamente può succedere, nel senso non posso dire che non succeda mai, però oggettivamente io credo che fumare le canne non ti porti poi sicuramente a provare le droghe sintetiche. Io ho cominciato a fumare le canne a 14 anni e non sono finito mai da qualche altra parte, non so se mi spiego. Insomma, i momenti in cui è stato più semplice, succedeva che era più facile, che ti venivano offerte le droghe sintetiche, erano sicuramente ambienti non per chi fuma le canne, quindi sai, le discoteche, Sì. i club o magari i party, insomma, a me poi piace diverso tipo di musica, quindi vai pure ai concerti, ai festival, lì è molto più facile. È molto più facile che un ragazzo che non ha mai fumato neanche una sigaretta, se va a un festival in Europa di questi grossi dove si balla, si mangi le pasticche, capito? Senza aver neanche mai fumato le sigarette. Questo perché in determinati ambienti determinati tipi di droghe sono più consone, secondo, diciamo, Ok, no? per ballare, diciamo. In generale, io ti parlo così Sì, perché sì, io sì. conosco, io ho un sacco di amici che non vanno a ballare, hanno fatto quello che devono fare, adesso non fanno niente, nel senso non è una cosa che è così e basta. Poi anche come effetto, diciamo, sono completamente diversi. Beh, sicuramente sono diversi, a parte sono più pericolosi, in quanto appunto, cioè, gente che è morta con pasticche ce ne sono centinaia, dagli anni 90 ce ne sono stati tanti. E per adesso non credo sia mai morto nessuno per colpa della marijuana, non è mai successo, ne sono praticamente certo. Quindi direi no, non penso che sia sicuramente un filo conduttore per poi passare alle droghe più pesanti come la cocaina e l'eroina. Io penso che ci arrivi molto più facilmente se bevi. Io tutti i ragazzi che conosco, le persone che conosco che utilizzano cocaina, diciamo a livello quasi quotidiano, è tutta gente che beve tantissimo e che l'alcol ti va a braccetto è un po' come se fumi le canne e poi mangi, ok? Sì. Stessa cosa. È veramente così, cioè quando bevi poi è più facile che finisci in quell'ambiente là se sei uno che va a bere tutte le sere, piuttosto che uno che si va a fare le canne al parco con gli amici, ecco, questo è sicuro. Benissimo. I parlamentari che si sono schierati contro la legalizzazione dicono se un giorno l'Italia decidesse di legalizzare le droghe leggere, ci sarebbe un aumento esponenziale dei consumatori, soprattutto nei più giovani, che si sentirebbero a proprio agio a sballarsi e questo porterebbe ad avere una nuova società di persone drogate. Credi che sia vera questa ipotetica previsione? Allora, se partiamo da questo presupposto, allora non dovrebbero vendere neanche la cioccolata perché sennò i bambini diventano tutti obesi. Non penso che si possa generalizzare in questo modo su un tema del genere. Quindi, non lo so, ti dico, io poi ovviamente so di parte, però non penso che legalizzarla significhi fare in modo che sia, diciamo, tra virgolette, più appetibile, perché comunque io credo che se qualcuno si vuole fumare una canna, ormai nel 2018 la trova e se la fuma. Nel farlo alimenta sia spesso traffici poco piacevoli, portati avanti da persone poco piacevoli, quindi spesso c'è stata la mafia, la camorra di mezzo in tutto quello che si tratta di droghe in Italia. Quindi io credo che se tu hai 15 anni e ti vuoi fumare una canna con i tuoi amici, invece di andare in un negozio dove la paghi, ti danno uno scontrino, Paghi le tasse paghi le comunque, tasse, sai cosa ti stai controllata. fumando, sai chi te la vende, ci puoi tornare, ti puoi lamentare, insomma, è come se ti vai a comprare un vestito a un negozio.
Far andare il ragazzino di 15 anni in giro per la strada a comprarla dal primo che capita, perché poi non è che uno c'ha, no? Uno è pericoloso perché non sai mai quello che ti danno. Due, molto probabilmente stai buttando un sacco di soldi. Tre, è anche pericoloso a livello legale, perché nel senso tu veramente potresti ritrovarti a dover rispondere a un, a, diciamo, una denuncia, un reato per una cosa che effettivamente poi non... Non ha quel peso. No, non ha quel peso e non è neanche così pericolosa come vogliono far credere, ecco, io penso. O almeno negli anni mi è parso di vedere che fosse così. Quanto rischia un artista che si espone politicamente parlando di temi scottanti come droga e razzismo? Ma secondo me ormai non rischia niente, perché arrivati adesso dove siamo arrivati adesso, io penso che tutti possono dire quello che vogliono nelle canzoni, possono esporsi anche a livello mediatico. E la questione di esporsi ovviamente credo sia una questione che ognuno ha insita, quindi non so, cioè se senti che una cosa è giusto rappresentarla, magari trovi il modo di far vedere a tutti che tu supporti un certo tipo di pensiero. Quindi quello che ho fatto io credo che sarebbe dovuto succedere più spesso da più persone, sicuramente non solo da me, che sì, ho il mio seguito, ho tutto quello che vuoi, ma non sono sicuramente diciamo una voce, non so come dirti, insomma, di quelle esposte a livello grande. Ecco, io pensavo che qualcuno, non farò nomi, ma qualcuno di mediaticamente più potente di me avrebbe potuto fare qualcosa, potrebbe tuttora fare qualcosa, perché se sono 20 anni, 30 anni che campi con un certo tipo di musica e quel tipo di musica descrive un determinato tipo di vita o comunque di quello che tu credi sia giusto, se succede una cosa come quella che sta succedendo adesso in Italia, trovo incredibile che non ti venga spontaneo dire la tua, dire comunque qualcosa, schierarti. O comunque schierarti, o comunque far presente che non condividi perlomeno il pensiero. Benissimo. Nelle tue canzoni hai spesso citato l'utilizzo della marijuana. Ti è mai successo di ricevere delle critiche e come si pone il mondo del rap riguardo questo argomento? Allora, sì, sicuramente mi è successo di ricevere delle critiche, più per la monotonia, può darsi, del fatto che lo dica spesso, ma è parte quotidiana di ogni giornata, quindi è difficile che poi ne resti fuori. E per quanto riguarda ma critiche, alla fine secondo me ricevi critiche parlando di qualsiasi cosa, non penso sia da biasimare. Più visibilità hai, più anche gli haters sì, aumentano. Sicuramente quello si poi va di pari passo, ecco. Cioè, più gente ti segue, più gente poi vorrà dire la sua sul tuo conto. Però credo che sia nel rap italiano sia un argomento ormai sdoganato, ma nel rap mondiale direi che insomma sia una cosa che va a braccetto. Forse no, la cultura più musicale è il rap che va più a braccetto di tutte le altre. Beh sì, un tempo c'era la musica reggae, no? Uno associava subito la marijuana alla musica reggae perché Bob Marley, sì. Capito? Tra virgolette, in maniera ignorante, sì. Conoscevano che Bob Marley si fumava le canne, quindi era la musica reggae, era la musica dei cannaroli, quando poi io conosco un milione di persone diverse che fumano di tante diverse età, che gente che ha 65 anni e nel senso non ha mai sentito il rap in vita sua, quindi non è manco associabile, secondo me, a un solo genere. Sicuramente non è una cosa vista in maniera scandalosa, ecco, diciamo così, perché è un... Ne parlano molti, diciamo. Sì, e poi è sicuramente una sostanza che ha, non so come, ha ispirato, ha dato un sacco di ispirazione a determinati artisti. E a te ti aiuta in qualche modo a scrivere? Io sì, su già di te. Ho parlato. Cosa provi, sì, quando fumi? Ho già questa cosa te l'avevo già detta, poi anche in altre interviste. Io quando mi metto a scrivere fumo,
il semplice fatto che appunto amplificando, essendo comunque una sostanza che amplifica le sensazioni, se sento una musica o sto scrivendo un pezzo, comunque mi trovo, Ti ci cali meglio, diciamo, diciamo. che sono avvolto più. Io poi questa è una cosa che faccio metodicamente, ma non è che dici, ah guarda, tipo, se non fuma non scrive. No, è vero, se non fumo non mi metto a scrivere, ma stessa cosa se non fumo non mangio perché non mi viene fame, io ormai è diventata parte integrante della mia vita, io ci convivo da un sacco di anni. Non ti è mai bastato per la testa di smettere? No, perché mai? No, mai. Anche perché a me sinceramente mi aiuta anche a livello sociale e umano. In quanto appunto io, essendo un personaggio pubblico, essendo che spesso non è facile, diciamo, vivere la giornata perché. Senti un po' di pressione in qualche modo, no? Ma guarda, ti dico la verità, la questione è che comunque in generale io sono abbastanza un sociopatico, quindi questo fattore della musica, io poi quando sto sul palco con la gente potrei stare 4 ore, però se mi metti in una piazza io sto a disagio, perché ovviamente dopo il 150esimo che viene, che mi salta addosso e così, io comunque trovo, diciamo, anche un conforto, non so come dirti, a livello mentale, Sì. perché mi calmo e ragiono, nel senso, negli anni ho imparato ovviamente, però mi ritrovo sempre ad essere rilassato, fumiamo tutti i giorni, non siamo assolutamente persone violente e le persone Quindi a violente te l'effetto, sono. diciamo, che ti dà la cannabis è quello un po' più di rilassarti e farti pensare Io meglio, tra virgolette. sì, io la utilizzo in maniera ricreativa, ho la fortuna di doverla utilizzare solo in questa maniera, di poterla utilizzare solo in questa maniera. Non mi ha mai creato brutte Se sensazioni. te, ad esempio, stai male per qualche motivo e fumi, riesci comunque a calmarti o ti amplifica un po' magari la paranoia? Cosa succede? Visto Allora, che comunque ti cali più dentro. certo, la paranoia, l'ansia sono tutte cose che comunque sicuramente la marijuana amplifica. Quindi sì, ti posso dire che magari se ti svegli con l'ansia una mattina o devi andare a fare qualcosa o c'hai non so, un colloquio da lavoro, un esame. Il mio suggerimento sicuramente è di non fumare perché conviene che sei più lucido, ma non lucido nel senso che tu non puoi fare quelle cose. Ti parlo proprio a livello tuo personale perché, appunto, magari se hai l'ansia te l'amplifica, quindi al contrario di calmarti. Però questo poi dipende da che tipo di marijuana stai fumando perché ce ne sono diverse, come ben saprai. Quindi se fumi indica avrai un certo tipo di reazione, di sensazioni, se ti fumi una canna di marijuana sativa ce ne Capito. avrai un'altra, quindi Certo. Te quale preferisci tra i due? ma ti dico, io utilizzo entrambe, poi ormai ci sono, queste sono ibride, quindi sono un po' e un po', ti danno un po' Sì. e un po', credo che Quindi dopo semi tanto, modificati sono un po'. sì. Molte persone, soprattutto in età più avanzata, sono convinte che la marijuana bruci in fretta le cellule del cervello, ma la cosa peggiore è che credono che l'abuso possa uccidere. L'ex ministro Giovanardi disse che un ragazzo che a 15 anni si fa di cannabis, a 18 ha i buchi nel cervello. Proprio per questo, negli anni, si è continuato ad inasprire le pene per chi in qualche modo aveva a che fare con la cannabis. Quanta verità credi ci sia in queste parole? Hai mai avuto un problema con la legge dovuta alla cannabis? Allora, sì, a entrambe. Allora, quello che diceva Giovanardi è falso, palesemente falso. La legge Fini-Giovanardi che avevano fatto sulla marijuana è poi risultata incostituzionale, quindi a livello anche legislativo è stato detto che quella legge non era giusta. Al di là di questo, io poi sono stato tra gli ultimissimi a essere processato con quella legge là. L'hanno resa incostituzionale tipo un mese o 2 mesi dopo che io ebbi la mia condanna. Comunque, che tu se cominci a fumare le canne a 15 anni, a 18 hai buchi nel cervello è una menzogna, perché io ho cominciato a 14. Adesso quest'anno ne faccio 30 e ho fatto, tra cose ufficiali e non ufficiali, credo 12-13 dischi, tra dischi e mixtape. Suono tutti gli anni dal 2012 fino ad oggi, suono tutti gli anni un sacco di volte in un sacco di posti, abbiamo sempre fatto la musica,
abbiamo sempre messo al primo posto il concerto e il bene, diciamo, della musica, quindi non mi pare che siamo persone che si sono bruciate il cervello, visto che nel corso degli anni abbiamo accumulato un sacco di seguito, facciamo i dischi di platino, non credo che questo sia un chiaro segno di avere i buchi al cervello, dubito. No. Per quanto riguarda la questione di avere problemi con la legge, sì, li ho avuti più di una volta, quando ero ragazzo più volte mi hanno fermato che c'avevo qualche canna in tasca, perché mi facevano il foglio. Il 75, no? Esatto, la sanzione amministrativa. Qualche anno fa è successo che mi fermarono e vennero a casa mia e ci ha fatto anche la canzone. Sì, trovarono all'incirca una quarantina di grammi sparsi per la casa, certo, divisi tra hashish e marijuana, perché fumo un po' quello, ma comunque non ero sicuramente diciamo una roba tipo di spaccio, capito? Era palesemente uso personale, palesemente. Che tutti sanno che gli spacciatori hanno la bilancia, hanno le bustine, hanno questo, hanno quell'altro. Io non c'avevo nulla di tutto questo, ho soltanto la sostanza in diversi punti della casa perché ci abito, quindi. E poi io ho patteggiato, di quei circa 40 grammi a me mi hanno dato un anno e 9 mesi di condanna, che io poi ho patteggiato perché ero incensurato e tutto quanto. E io, se non fossi stato incensurato, comunque se le cose non fossero andate come sono andate, sarei dovuto affrontare quasi 2 anni di galera per nulla, perché mi hanno dato detenzione ai fini di spaccio a me, quando di spacciare io proprio né ne ho bisogno. Io portai gli estratti conto in tribunale, feci vedere che io guadagno abbastanza da non avere alcun bisogno, sì, di, no, mettermi a fare anche solo come tempo un'attività illegale del genere, sarebbe da stupidi, no? Sì, perdita di tempo soprattutto. Poi, tra l'altro, nel senso, io che ti seguo so che probabilmente forse sei l'artista italiano che scrive di più, io non so, no, non so chi scrive più di te, non so se c'è qualcuno che scrive di più o di meno, comunque sicuramente faccio un sacco di tante, ci lavoro molto, ecco. Te scrivi praticamente tutti i giorni? Sì, quasi. Quindi hai scritto anche oggi qualcosa? No, ecco, in tour è difficile perché non c'hai mai tempo, non abbiamo tempo neanche di dormire, quindi scrivere è ancora più difficile. Attualmente, se una persona vuole consumare marijuana, che si trovi a Milano oppure a Napoli, il processo da seguire è estremamente banale. In ogni piazza, in ogni angolo, in ogni discoteca, in ogni scuola superiore è facilmente reperibile marijuana. Perché essa fondamentalmente è una pianta ed è impossibile eliminarla dal mercato mondiale. In più sono in grande espansione i negozi del tutto legali che commerciano tutto ciò che serve per piantare e fumare erba. Visto che è stata dichiarata illegale, come minimo trovare questa sostanza dovrebbe essere difficilissimo, ma così non è. Crede che la guerra al proibizionismo di per sé sia una guerra persa, oppure in qualche modo lo Stato sta vincendo ed ostacolando nel modo corretto il consumo? Sicuramente è incoerente il fatto che puoi comprare tutto ciò che ti serve per farla e poi ti arrestano se la fai. Ovviamente però lo Stato ci guadagna vendendoti il vaso, la terra e tutti gli ambari. I semi. Quindi quello continuerà a esserci probabilmente. E non penso sia arginata in maniera giusta, perché anche tu hai detto adesso che appunto non è che sia difficile poi reperirla, quindi fin troppo facile ultimamente. Non vuoi, la puoi acquistare comunque, quindi non lo so, a me il proibizionismo non mi ha mai dato questa grande sicurezza poi nel risultato, ecco. Io vedo i paesi dove è legale, l'Olanda a parte, che ormai sono tanti anni, e comunque l'Olanda è sempre stato, in Olanda tra l'altro c'è la destra al governo da sempre. Ciò non toglie che la marijuana sia legale, perché non... Ora anche in Spagna, se non sbaglio. Sì, in Catalogna. Non fa niente, ovviamente. E gli olandesi sono anche un popolo piuttosto rigido, quindi se ci fosse stato qualcosa di... secondo me l'avrebbero tolta. Non l'hanno tolta, non credo solo per una questione di introiti, perché poi in realtà è a Amsterdam, perché se vai nel resto dell'Olanda, sì, difficilmente trovi un coffee shop, quindi non è che ci fanno i soldi, capito? Con la pala ce li fanno, ma... hanno tante altre cose per fare i soldi, un'ogni nazione
parte le città, a parte tutto il resto, e comunque non trovo che proibire una cosa in questo modo poi ti porti alla soluzione, questo dico. Anche adesso in Spagna ci sono tutte queste associazioni no profit, io ho degli amici che hanno cambiato vita, hanno messo in gioco tutto, hanno speso dei soldi, hanno aperto dei posti, stanno facendo il giusto, stanno lavorando, lavorano duro tutti i giorni per una cosa che gli piace, per una cosa che non fa male a nessuno, tra l'altro, e ognuno è libero di fare quello che vuole, non viene imposta, non c'è nessun tipo di non so come dirti, cioè se, comunque se tu vai a ballare in discoteca la sera, anche se non bevi, alla fine due cocktail te li bevi, sì. Perché comunque che fai, non bevi un cocktail, alla fine te lo mettono in bocca agli amici, succederà che bevi, capito? Devi essere veramente di ferro per evitare di bere un cocktail o uno shortino se vai a ballare con gli amici, ok? Forse chi ti guida, magari, se non fumi le canne, è difficile che ti dicono ti fuma e tu fumi una canna così dal nulla, perché? Perché uno magari non ti piace, non vuoi, capito? Non trovo che sia una roba che si espande così a macchia d'olio, capito? Io ho un sacco di amici che non fumano, un sacco di amici che hanno smesso e penso, io non ho cominciato a fumare le canne perché lo facevano gli altri, diciamo. Io per caso una volta provai, mi fecero provare, mi piacque il sapore e tutto quanto, e da lì poi si creò la relazione che ho adesso con la marijuana, ma non è che andavi a scuola la mattina e non poneva, arrivava qualcuno e ti faceva oh tu fuma, capito? Sì. Noi fumavamo la mattina prima di entrare a scuola, però eravamo un gruppetto di 5 persone, il resto della scuola non lo faceva al liceo, capito? Quindi non è una cosa così da passaparola, ecco. Alla fine di giugno, mentre il Canada si accingeva a dichiarare la fine del proibizionismo verso la marijuana, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato un processo di revisione critica del fascicolo dedicato alla cannabis. Infatti, riconosce la necessità di rivedere le proprie posizioni sui principi cannabinoidi per non consentire la libera vendita della cosiddetta cannabis light, una marijuana contenente CBD e un tasso di THC inferiore ai livelli di legge. Ad oggi in Italia sono nati più di 500 negozi che commerciano cannabis light e sono ancora di più le persone che hanno investito montagne di soldi in questo settore visto la rapida crescita. Anche l'ex senatore Giovanardi si è esposto sulla vicenda ribadendo che la cannabis è droga e quindi fa male alla salute. Cosa ne pensi? Che pure il tabacco è droga e fa male alla salute, stessa cosa l'alcol, cioè il discorso che fa lui non regge. E vabbè, era un periodo veramente, nonostante anche questo non sia particolarmente illuminato, era un periodo veramente buio quando ci stavano lui e Fini, perché erano proprio, cioè quando veniva comparata quando tu avendo la marijuana in tasca era come se ci avessi la cocaina o l'eroina, secondo me lì stiamo andando oltre, quando cominci a paragonare una roba come l'erba a una cosa come la coca, vuol dire che tu non hai assunto mai nessuna delle due, o non ne hai la più pallida idea, o comunque sei un ignorante e vuoi portare avanti una cosa che non è giusta. Giovanardi in televisione disse che c'erano stati dei morti, anche un sacco di morti registrati da lui per la cannabis. Sì, certo, ovvio, chissà in quale sogno si è fatti. Comunque penso che la cannabis light sia comunque una cosa che possa in qualche modo aiutare, almeno probabilmente a Giovanardi no, ma spero che al resto del mondo, dell'Italia, tipo alla mamma o al papà o a quelle persone adulte che non fumano, si possano un attimo relazionare e capire che effettivamente non è una roba da drogati, non è andiamoci a mangiare le pasticche alla serata, capito? Poi soprattutto il CBD ha degli effetti anche molto positivi. Tra l'altro, io ho un sacco di amici che avevano smesso di fumare le canne perché gli venivano le paranoie o l'ansia, gli venivano attacchi di panico, che può succedere. Certo. Avevano smesso, con questa qui hanno potuto ricominciare. E uno dice, no, perché scusa, hai smesso di fumare le canne, perché vuoi ricominciare? Perché... ansiolitico, antipsicotico, antiossidante. A parte quello, a parte che dormono. Sì. In più, nessuno valuta mai, un amico mio mi ha detto... Che bello che adesso quando sto con gli amici miei e fumiamo, io risto, capito? Rifaccio parte un po' del gruppo. Anch'io mi posso girare la cannetta e fumare con loro.
che dici abituato come sei, no? Giustamente se smetti tutto d'un botto per una questione o un'altra, non è che cambi le amicizie, però ti ritrovi un po' fuori da quella cosa che quel mood, stai, diciamo. Esatto, da quella che poi può essere una cosa tra virgolette stupida, no? Come dire, si beve una birra, una stemma, si sente comunque minimamente, capito, fuori dal gioco. Non so come dirti, capito? Quindi è una questione semplicemente pure anche di piacere, di godersi qualche momento, anche di rilassatezza. Insomma, non capisco perché chi si vuole rilassare con un bicchiere di whisky e va bene, è top, anzi lo devi anche pagare 20 euro un bicchiere di whisky buono, e che se ti vuoi rilassare fumandogli una cannetta sia, capito, una cosa folle o sbagliata, non ha senso, è una cosa che non ha senso secondo me. All'integralista cattolico Lorenzo Fontana vanno le politiche antidroga per monitorare e contrastare le tossicodipendenze. Nelle dichiarazioni rilasciate in materia ha ribadito di sostenere tolleranza zero nei riguardi del consumo di ogni sostanza. Inoltre ha affermato che l'aumento dei consumi sia la prova che in Italia non c'è abbastanza proibizionismo ed ha confermato la sua contrarietà ad ogni ipotesi di legalizzazione della cannabis. Se si parla di integralisti e tolleranza zero, tanto è inutile anche, no? Avere un dibattito. Che cosa speri che faccia una persona che ha questa mentalità qua? Non penso potrà mai cambiare idea, ma neanche se gli fai vedere che va bene. Forse a questa gente, non so come dirti, però sai, ci sono quelle persone che soltanto se ci sbattono la testa sulle cose, no? Quindi forse se ci fosse qualcosa che li tocca personalmente, che poi li porta a vedere che quello che dicono è sbagliato, che comunque la cannabis a livello terapeutico può avere un sacco di vantaggi, può portare un sacco, può alleviare tanti dolori, tantissime malattie, magari ci sarebbe un pensiero. Conosci qualcuno te per caso che fa uso di cannabis terapeutica? Io conosco un amico di mia madre che soffre di emicrania da 30 anni e lui, prima ancora che esistesse la cannabis terapeutica, già quando io ero piccolo mi ricordo che fumava tantissimo, perché quando gli veniva l'emicrania, cioè se fumava non gli veniva l'emicrania, se passava un giorno senza fumare il giorno dopo probabilmente l'avrebbe avuta. Io non ho mai avuto l'emicrania, ma lui piangeva dal dolore, e c'aveva 50 anni, 40 anni, era già adulto, piangeva dal dolore, mi diceva che era come se gli stessero strappando le cose dal cervello, quindi non oso neanche immaginare che dolore possa essere l'emicrania. E lui così facendo se l'è fatta passare negli anni, e tuttora se la fa passare così, non ha mai avuto nessun tipo, non ha mai dovuto prendere nessun tipo di farmaco per bocca o cose del genere, lui solo fumando l'ha fatto. In più l'emicrania è una, poi ci sono cose anche molto più dolorose. La SLA, tumori, sindrome di Tourette, ce ne sono tantissime. Non ne so neanche quante sono, ma so che sono parecchie. Una sola frase che lascia intendere come il ministro dell'interno e leader della Lega Matteo Salvini non abbia cambiato idea sulla cannabis, ribadendo rifatto la propria contrarietà ad ogni ipotesi di legalizzazione. È un fenomeno di cui si parla troppo poco, però ahimè sta aumentando a dismisura il consumo di droghe. Non distingo tra pesanti e leggere. Credi che sia giusto comparare la cannabis alle droghe pesanti, e secondo te in che modo dovrebbe essere regolamentato l'utilizzo della cannabis? Allora no, non può essere comparata alle droghe pesanti, ve l'ho detto anche prima, è una cosa folle, non è possibile. Non è possibile che una cosa che ti dà dipendenza come te la dà la coca o l'eroina venga comparata all'erba, che probabilmente la prima volta che fumi tossisci e ti viene solo mal di testa, ti stai per terra, perché oppure ridi 6 ore, non è una cosa che dopo che la fumi la prima volta, dopo 10 minuti ne puoi fare un'altra, al contrario di queste droghe qua. E conosco gente che adopera l'una e l'altra, o ha adoperato l'una e l'altra, conosco un sacco di gente che c'è quasi morta, conosco un sacco di persone adulte che si sono rovinati la vita con la cocaina, rovinati per sempre, gente che aveva tanti 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 soldi e adesso vive alla Caritas, gente che si è fumata, parliamo di cocaina, si è fumata e pippata milioni e milioni e milioni e milioni e milioni, cose che per esempio se fossero stati, no, delle persone che si fumavano le canne,
probabilmente avevano ancora tutto quello che hanno perso, in quanto non è neanche possibile spendere così tanti soldi per una certa età, che non è che ci devi fare, che ci devi fare, che riempire una stanza, non è una cosa che prendi e finisci quando ce l'hai, come invece succede con queste altre droghe, che la vai a prendere per finirla il giorno stesso che la prendi, perché così si fa. Chi si va a comprare la coca e l'eroina la va a comprare per usarla là, sempre quel giorno, fino a quando non finisce. E poi lì entra nel limbo di dover andarla a ricomprare e ricominciare e ricominciare. Perché chi fuma o adopera la cocaina rimane sveglio 4 giorni? Perché per 4 giorni continua a continui ad assumere. Poi ci muori, poi ti viene un infarto, diventi pazzo, capito che ti voglio dire? Se ti fumi 20 canne, a una certa ti metti a dormire. Per forza. L'unica cosa che ti posso dire è che effettivamente, il fumo della canna può fare male, è ai polmoni. Tu butti il fumo nei polmoni, questa cosa non fa bene, ok? Ma è la stessa cosa che succede con le sigarette. Quindi allora dovrebbero vietare. Però ad esempio i pazienti usano il Vulcano. Tra l'altro, adesso anche hanno fatto sigarette elettroniche che vaporizzi, non c'è la combustione. Stessa cosa si fa con le canne, si può fare con l'erba, col fumo, con qualsiasi cosa, appunto. Ci sono i vaporizzatori per la quale non c'è neanche combustione, quindi alla fine la cosa dei polmoni sparisce anche. Quindi sì, non rimane solo la parte positiva. Non fai buchi al cervello la marijuana, è vero, dopo tanti anni può essere che, tra virgolette, passami il termine, puoi essere un po' più rincoglionito, può essere che mi scordo più cose io di una persona che non ha mai fumato, ci posso stare, cioè, può succedere. Ciò non toglie che se io da quando ho 14 anni che fumo, ora ne ho 30, e quasi. Se avessi cominciato a bere a 14 anni, tutti i giorni, e adesso non ci sarei, non sarei vivo, o sarei qua a cirrosi epatica, o ci avrei l'ulcera, capito? Per esempio. Sì, certo. Stessa cosa, se avessi cominciato con altri tipi di droghe, probabilmente non c'eri sarei a 22. Capito? Sarei finito male ancora prima. Quindi siamo all'ultimo discorso. Noi abbiamo iniziato questa intervista per il progetto da me creato che si chiama Cultura Terapeutica. E ho deciso di utilizzare persone, diciamo, di grande visibilità come te per denunciare un problema che affligge pazienti che fanno uso di marijuana legalmente, perché stiamo parlando di cannabis terapeutica. E il problema di oggi è proprio che la quantità che fornisce l'Italia ai pazienti è veramente misera. Quindi si stanno creando liste d'attesa enormi, in più i pazienti non possono avere la dose giusta, cioè vuol dire che quando si recano in farmacia, la farmacia, per dare le dosi al grandissimo numero, riduce la dose. Quindi una persona che ha bisogno di 30 grammi di marijuana si trova a doverne avere 4, 5. Questo ha portato anche persone a scendere in strada, ad acquistare strada, a alimentare il mercato mafioso e quindi anche a prendere denunce per spaccio e tutto. Però la cosa più importante è che comunque lo Stato, speriamo che no che speriamo deve comunque aiutare e fornire la dose giusta, perché non esiste che vai in farmacia e chiedi una tachipirina e non la ritrovi in tutta Italia, non esiste per lo Xanax, non esiste per niente, perché deve esistere per la marijuana? Certo. Se la crei, dici che è legale, in quel momento lo Stato si deve prendere la responsabilità di fornire la cura giusta, e quindi la cura che un medico ha prescritto legalmente. Certo. Quindi siamo in chiusura, speriamo che ti ringrazio. Cambino le cose prima possibile. Speriamo veramente.